se amate le auto costose, questa è la classifica che fa per voi. Certo, forse i prezzi sono un po' altini, ma devo dire che alcune sono davvero belle. Le mie preferite sono la sesta e la terza, e le vostre? Guardate il video e fatemi sapere nei commenti. Fideurbrain presenta le 10 auto più costose del mondo. Lycan Hypersport. Al decimo posto troviamo la Lycan Hypersport, prodotta nel 2013 in soli 7 esemplari, venduti al prezzo di 3,1 milioni di euro. Oltre a un motore da 770 cavalli che permette di raggiungere i 395 km/h, gli aspetti più interessanti di quest'auto sono i 420 diamanti incastonati nei gruppi ottici anteriori, gli inserti in oro sui sedili e il display olografico con controlli gestuali. Lamborghini Sian. Presentata nel 2019, la Lamborghini Sian, che in bolognese significa fulmine, è la prima auto ibrida di serie del celebre marchio italiano. Prodotta in 63 esemplari e venduta al prezzo di 3,4 milioni di euro, monta un motore termico V12 da 6,5 litri, accoppiato a un motore elettrico da 48 volt, che conferiscono all'auto ben 819 cavalli, rendendola la Lamborghini di serie più potente mai realizzata. McLaren P1 LM. All'ottavo posto troviamo la McLaren P1 LM, venduta al prezzo di 3 milioni 800 mila euro. Prodotta in soli 6 esemplari, di cui un prototipo, la P1 LM non è altro che la versione stradale della celebre P1 GTR, della quale presenta lo stesso motore V8 ma con 200 cavalli in più, per un totale di ben 1000 cavalli. Koenigsegg CCXR 3 Vita. La CCXR 3 Vita, che in svedese significa tre bianchi, è un'edizione limitata della CCXR, prodotta in soli 2 esemplari e venduta al prezzo di 4 milioni e 350 mila euro. La peculiarità di quest'auto risiede soprattutto nell'esclusiva fibra di carbonio diamantata utilizzata per la creazione della carrozzeria, che rende l'auto brillante come un vero e proprio gioiello. Bugatti Divo. La Bugatti Divo, chiamata così in onore del celebre pilota degli anni 20 Albert Divo, è una supersportiva presentata nel 2018 e venduta al prezzo di 5 milioni di euro. Pensata più per la pista che per la strada, la Divo prende spunto dalla Chiron, della quale presenta lo stesso motore e prestazioni, ma adottando uno stile più aggressivo nel design, tanto da ricordare la concept car Vision Gran Turismo. Anche gli interni ricalcano quelli della Chiron, ma in questo caso sono realizzati in alcantara e fibra di carbonio per risparmiare peso. Non sorprende quindi che, nonostante il prezzo, tutti i 40 modelli prodotti furono venduti ancor prima della presentazione ufficiale. Bugatti Vision Gran Turismo. La Bugatti Vision Gran Turismo, nata inizialmente come auto virtuale nell'ambito del Vision Gran Turismo Project, venne presentata nel 2015 e prodotta in un solo esemplare, che fu venduto a un principe saudita per 7 milioni di euro. Basata sui modelli da competizione, combina l'aspetto di un'auto stradale a quello di un prototipo Le Mans, uno stile che secondo molti ha influenzato fortemente quello della Chiron. Maybach Accelero. Prodotta in un singolo esemplare nel lontano 2005 e venduta al rapper Birdman per 8 milioni di dollari, circa 7,25 milioni di euro, la Maybach Accelero è una coupé a due posti lunga quasi 6 metri, progettata dalla casa automobilistica tedesca Maybach Motor & Bau e costruita dalla torinese Stola. Monta un motore V12 biturbo da 6 litri e 700 cavalli, con il quale riesce a raggiungere una velocità massima di 350 km/h, passando da 0 a 100 in 4,4 secondi. Valori di tutto rispetto se si considera che il peso dell'auto supera ampiamente le 2,5 tonnellate. Bugatti 110. Sul gradino più basso del podio troviamo la Bugatti 110, presentata ufficialmente nel 2019 e realizzata in soli 10 esemplari, venduti al prezzo di 8 milioni di euro. Il nome è un omaggio alla Bugatti EB110 prodotta negli anni 90, della quale riprende numerosi aspetti estetici. Per quanto riguarda l'impianto tecnico, invece, è basata sulla Chiron, arrivando a pesare 20 kg in meno e con il motore 16 cilindri V da 8 litri che sviluppa 100 cavalli in più, per un totale di 1600 cavalli, che permettono all'auto di accelerare da 0 a 100 in 2,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 380 km/h. Rolls-Royce Sweeptail.
La Sweeptail è un esemplare unico prodotto dalla Rolls-Royce nel 2017 su richiesta di un acquirente rimasto anonimo che ha dovuto sborsare la bellezza di 11 milioni di euro. È una coupé a due porte basata sulle auto di lusso degli anni 20. Il tetto è interamente in cristallo, mentre gli interni sono fatti in legni pregiati come macassar e paldao, abbinati a pellami, mocassin e dark space. Sono anche presenti due scomparti segreti per lo champagne e i computer portatili, mentre il motore è un V12 da 6,75 litri che sviluppa una potenza di 459 cavalli. Bugatti La Voiture Noire. Prodotta in un singolo esemplare venduto al prezzo di 11 milioni di euro tasse escluse, che a seconda dei calcoli porterebbero a un prezzo finale tra i 13 e i 17 milioni di euro, la Voiture Noire si aggiudica il primo posto come auto più costosa del mondo. Presentata nel 2019 al Salone di Ginevra, è stata realizzata per celebrare i 110 anni del marchio francese e rappresenta un omaggio alla celebre tipo 57 SC Atlantique prodotta negli anni 30, della quale riprende fortemente il design pur in chiave altamente moderna. La carrozzeria, interamente in fibra di carbonio, è realizzata a mano, mentre gli interni verranno fatti su misura dell'acquirente al momento dell'ordine. Per quanto riguarda il motore, è lo stesso 16 cilindri V da 8 litri della Chiron, in grado di sviluppare una potenza di 1500 cavalli. E voi? Se foste abbastanza ricchi da comprarne una, quale scegliereste? Fatemi sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video!